L'ATER di Pescara si aggiudica 26 milioni e mezzo di euro di 46 disposti dal governo per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in riferimento agli obiettivi di abbattimento delle barriere architettoniche, risanamento del rischio sismico e risparmio energetico e eliminazione dell'amianto dove presente. È una grande soddisfazione questa, non solo perché l'ATER di Pescara ha dimostrato grande efficienza, ma perché di fatto, insieme con tutti gli altri progetti che sono in corso, dall'abbattimento e ricostruzione del Ferro di Cavallo, dall'abbattimento di Via Lago di Borgiano, dalla riqualificazione di Via Cette Ociglia e di tutte le altre attività presenti come Via Rigopiano, noi potremo riqualificare l'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Lo riqualificheremo strutturalmente, nel frattempo lo stiamo già riqualificando dal punto di vista della vivibilità, perché come è noto la nostra legge sta dando i suoi primi risultati tangibili e chi non ha diritto di occupare un alloggio popolare sta lasciandolo. Invito a farlo spontaneamente perché prima o poi avverrà forzatamente. L'abbattimento e ricostruzione con principi di vivibilità e di bello dell'area attualmente chiamata Ferro di Cavallo è un obiettivo molto vicino all'essere colto. Sono sicuro che nel 2022 verrà colto e anche lì toglieremo dalla città qualcosa di non sostenibile umanamente, ridando spazi di vivibilità a un quartiere periferico della nostra città che ha il diritto di avere gli stessi standard di qualità della vita di altre parti della città. Entro il 2022 dobbiamo partire con le varie operazioni, progettazione e fare la gara, ma noi pensiamo di farlo prima perché diciamo siamo partiti, quindi abbiamo già dei progetti fatti sempre all'interno definitivi, qualcuno è ancora allo studio di fattibilità, ma andremo con il definitivo anche lì e poi facciamo gli esecutivi e faremo le varie gare. Quindi abbiamo un tempo per realizzare entro il 2025, che è il tempo che dà il PNRR, però siamo convinti di poterlo ottemperare in maniera compiuta, chiara.